Siamo qui nella ex chiesa, la chiesa dell'Annunziata in Teano, per la presentazione nel libro della dottoressa Margherita Corrado, archeologa. Ma non sta qui in veste, diciamo, di archeologa. Il suo libro non parla di archeologia, anzi interrogare la Sfinge è il titolo del suo libro, il che fa anche presupporre che le risposte, voglio dire, non è che siano così dirette, perché interrogare la Sfinge è un po' difficile poter avere risposte. Ecco, ma come nasce l'idea di questo libro? Parla lei un po' della sua attività, della sua esperienza parlamentare. Sì, il titolo del libro infatti è una metafora, dove la Sfinge, chiarisco subito il dubbio, è l'ex ministro della cultura, si dice oggi, Dario Franceschini. Nelle vesti di Sfinge e quindi di personaggio quasi inarrivabile, inamovibile, privo di reazioni che non siano quelle che la mitologia attribuisce alla Sfinge. La Sfinge presidiava da una rupe l'accesso alla città di Tebe e chi non rispondeva bene al suo indovinello veniva sbranato, quindi un personaggio anche un po' inquietante. In questo caso l'interrogante sono io, perché nella precedente... Lei è ancora qui, quindi non sono sbranato. Ancora qui, non mi ha sbranato, ma diciamo che è riuscito però a realizzare quella che per me, che sono archeologa, ma in generale per chi si occupa di beni culturali, è stata una riforma, anzi dovrei parlare al plurale, più riforme, perché Dario Franceschini è stato ministro, si diceva prima, per i beni e le attività culturali e il turismo, poi dal 2022 si dice della cultura, per ben 4 volte, cosa che non è accaduta a nessun altro ministro della Repubblica, quindi per quasi 10 anni, e 10 anni significa che l'indirizzo politico dato da questo appunto rappresentante delle istituzioni ha condizionato e condizionerà anche per il futuro la gestione del patrimonio culturale, sia pubblico, quindi demaniale, sia privato. Io da parlamentare, prima in maggioranza in realtà, quindi teoricamente nello stesso suo governo, poi invece in opposizione, da che sono diciamo transitata nel gruppo misto, perché non ho votato a suo tempo la fiducia alla nascita del governo Draghi, non avendo altri strumenti parimenti efficaci, mi sono, diciamo così, dedicata alle interrogazioni. E nei 3 anni, da ottobre 2019 a ottobre 2022, quindi terzo e quarto mandato di Franceschini al Collegio Romano, ho presentato 230 interrogazioni che fanno un po' tutto il quadro delle criticità nel mondo dei beni culturali, e ho avuto 20 risposte, che vuol dire in termini percentuali, no? 8,69, quindi neanche il 10% delle risposte, esatto. Solo alcune erano a risposta scritta, quindi ho un testo che è stato portato in Commissione Cultura, io ero in Commissione Cultura, è letto dal sottosegretario, e dopodiché io replicavo, come nelle abitudini di queste attività parlamentari. In 9 casi sono riuscita invece a partecipare a quello che si chiama question time, e cioè le risposte immediate a domande che si rivolgono direttamente al ministro in aula, quindi lo avevo, non dico la distanza che c'è tra di noi, ma leggermente più distante, e in quel caso lui ha dovuto rispondere a ciò che io chiedevo, quindi ho scelto io l'argomento, quindi non poteva sviare. Questo significa, perché entro nel merito, che anche le altre interrogazioni, quindi le 210 che non hanno avuto risposta, hanno comunque comportato da parte degli uffici l'apertura di una sorta di dossier che consentisse agli uffici stessi di preparare la risposta che poi il ministro avrebbe dato. Quindi il problema che io ponevo è stato comunque all'attenzione degli uffici. Questo vale anche per le interrogazioni che riguardavano Teano. Esatto, qui ci troviamo a Teano, che è un museo a cielo aperto, vogliamo Teano, non solo sotto l'aspetto storico, ma anche sotto l'aspetto archeologico, certo, per quanto riguarda la sua materia. Qual è stata la sua attenzione nei confronti di questa città? Dunque, come parlamentare. Cioè. Chiaro, mi piace, prima di rispondere poi nel merito, dire che io non conoscevo la realtà di Teano, se non per sentito dire, ma grazie all'amicizia di cui sono fiera con l'architetto Balasco, che invece è qui di Teano, mi sono arrivati una serie di input, quindi di segnalazioni, di situazioni critiche, con i relativi documenti, perché ovviamente un'interrogazione parlamentare non può basarsi su voci, non può non essere corretta nei contenuti, e quindi io ho affrontato... anche di un professionista, quindi le fondi vengono da un grande professionista. Assolutamente, e comunque l'ufficio interrogazioni non consente di presentare testi che non siano ben documentati e con informazioni sicure e corrette.
quindi nel caso di specie mi sono occupata per esempio di quella edicola che è opera dove c'è una lastra di ardesia dipinta a tempera con la Madonna col Bambino, Sant'Antonio e San Paride, che diciamo il patrono del paese, che un tempo, perché ormai non si vede più, della diocesi, esatto, anche visitato oggi tra l'altro il santuario, e San Paride con il drago non si vede più, e anche il San Paride, o meglio Sant'Antonio, sta scomparendo del tutto. Quindi ho sollecitato, quella era l'intenzione, con l'interrogazione il ministro, il che vuol dire la macchina ministeriale, a chiarire che intenzione avesse, perché in quel caso si tratta di una proprietà privata e non c'è il vincolo, che invece io ho anche chiesto espressamente scrivendo al Ministero, vincolo che può richiedere di norma il sindaco oppure il soprintendente. Se ci fosse il vincolo, laddove i proprietari continuassero a non occuparsi di questa problematica, c'è una perdita d'acqua che determina i danni che ho detto al dipinto a tempera, dovrebbe intervenire d'ufficio la soprintendenza sostituendosi alla proprietà e in caso rivalendosi poi a valle per quella che è la spesa. Invece fin tanto che il vincolo non c'è, questo non succede, quindi quella era una delle richieste. Poi mi sono occupata della problematica dell'impianto TMB della Gesia, scrivendo sia al Ministero della Cultura, perché quella è un'area a forte vocazione agricola, ma è anche un'area archeologica straordinaria, e quindi erano coinvolti anche per esempio il Ministero dell'Ambiente, allora si chiamava della Transizione Ecologica, e poi per esempio mi sta molto a cuore un'altra che ho presentato, riguardava un tratto di quella che chiamate Via Adriana, che era stato danneggiato dalle piogge, ma quella che in quanto archeologa e archeologa medievista mi sta più a cuore è la questione dell'affresco con il San Bartolomeo, che stava nella località San Bartolomeo, dove c'è un presunto mausoleo di prima età imperiale romana, che ha un corridoio voltato a botte e poi una camera funeraria quadrata, e sulla lunetta dell'accesso alla camera funeraria c'era questo affresco di fine XI, inizio XII, con San Bartolomeo, ma purtroppo è stato staccato con una motosega ed è finito sul mercato internazionale delle opere d'arte, tant'è vero che nel 2009 la polizia greca ha sequestrato un migliaio di pezzi di provenienza illecita alla sorella di Christos Michailidis, che è stato un collaboratore di Robin Symes, uno dei più grandi trafficanti internazionali, diciamo che ufficialmente era un mercante d'arte, il quale aveva un'isola in Grecia di sua proprietà dove concentrava queste opere. L'arte può anche fruttare, caspita, diciamo. Soprattutto la problematica dei beni culturali che illecitamente vengono scavati e che finiscono sul mercato, soprattutto diretti verso gli Stati Uniti ma anche gli altri grandi paesi diciamo economicamente forti, è una delle più sottovalutate ma al tempo stesso delle più gravi. Cioè viene in classifica immediatamente dopo il traffico di armi, il traffico di droga, il traffico di esseri umani, dopodiché ci sono appunto questo tipo di traffici, perché anche quando vengono scoperti i responsabili, molto spesso le pene alle quali vanno incontro sono irrisorie, quindi il gioco vale la candela nel loro caso. Questo affresco, per tornare a noi, oggi si trova nel Museo Cristiano e Bizantino di Atene, perché avendo la polizia greca fatto quel sequestro e trattandosi di un santo, l'affresco, la parte staccata dell'affresco corrisponde alla testa e a parte del busto del santo e c'è anche a fianco il nome, ha creduto la polizia greca che fosse stato rubato in Grecia, e invece veniva da questo importante monumento funerario che è stato utilizzato anche nel Medioevo, intorno probabilmente c'erano altre tombe e si trattava del sepolcreto al quale faceva capo uno dei villaggi della zona, ma è un pezzo straordinario che nel 2019 da fonti di stampa si sa che il nostro ministero stava richiedendo alla Grecia, ma che a me non risulta che sia ancora rientrato, quindi chiedevo anche in questo caso notizie. È ancora in esilio, ma va rivendicato e senza lasciare che si perda la memoria, perché intanto qui sul posto molti non l'hanno mai visto, non sanno neppure che esiste, non sanno della località San Bartolomeo in cui si trovava questo affresco, non sanno di questa straordinaria tomba che forse fa capo ad una villa romana, ma allo stesso modo non ha senso che sia in Grecia, bisogna che ritorni qui. Ed è collegato tra l'altro con i furti che avvenivano sempre con quest'uso smodato di motoseghe, invece in alcune chiese rupestri sempre della zona, sto pensando alla grotta delle Fornelle e alle grotte dei Santi.
Quindi sono tutte attività che, diciamo, riguardano Teano, ma hanno una portata molto più ampia. Ecco, noi, ecco, Teano, che in realtà è tutto, cioè anche un piccolo, se vogliamo fare un pozzo a casa nostra, troviamo qualcosa. Per forza. Però ecco, io ho sempre uno sguardo rivolto ai giovani, che sono il nostro futuro, voglio dire. E anche, ecco, il suo libro è una memoria che può servire molto ai giovani. Beh, il mio libro penso che possa dissuadere chiunque dall'intraprendere un'attività nel settore dei beni culturali, perché fa conoscere i giovani quello che loro non sanno. Sì, esatto, e non solo i giovani in realtà, perché, e mi spiace dirlo, queste riforme alle quali accennavo all'inizio, che hanno proprio cambiato l'anima del Ministero, che da Costituzione, da articolo 9 della Costituzione, dovrebbe soprattutto fare tutela e valorizzazione, dove la valorizzazione non è superiore alla tutela e soprattutto è una valorizzazione a fini culturali, queste riforme hanno prodotto una situazione tale per cui oggi contano soltanto i grandi monumenti, quelli che attraggono migliaia o milioni di persone, a quelli vanno tutte le risorse, esatto, sono stati resi autonomi, quindi è come se non rispondessero a nessuno e vanno nell'uso di questa autonomia ben al di là della lettera del decreto, mentre tutto il resto, lo straordinario patrimonio diffuso che fa dell'Italia quello che è, quello che all'estero non potranno mai replicare anche quando ci privano dei nostri beni, e tutto questo è lasciato in totale abbandono, tanto è vero che io dico sempre che questo è il tempo in cui i cittadini, e in questo senso mi piace il suo riferimento ai giovani, i cittadini non possono più sentirsi soltanto fruitori, spettatori del patrimonio, ma devono essere sentinelle, devono essere pienamente responsabili, altrimenti non, la prossima generazione non... Esatto. Il creato stesso, siamo custodi del creato. Sì, così bellissimo anche riferimento, per infatti. Per altrimenti le prossime generazioni non vedranno neppure quello che noi abbiamo visto. Io la ringrazio per il suo lavoro e buon proseguimento. Grazie. Grazie.